Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, le liti guerrafondaie operano nell'ombra, all'insaputa dei cittadini, perché temono le reazioni di massa dei popoli se sapessero cosa complottano ai loro danni. Di conseguenza, riteniamo che la cosa migliore che possa fare un media di informazione è tenere il faro puntato su tutto ciò che nel segreto si pianifica. Come diciamo da sempre, il ladro di notte, quando viene scoperto, spesso desiste dal compiere il crimine, o perlomeno lo rimanda ad altro momento per lui più favorevole. Vediamo subito di smascherare i progetti dei globalisti per un'escalation del conflitto in Ucraina. In Europa si sta lavorando ad una nuova alleanza bellica europea senza gli Stati Uniti di Trump, una sorta di progetto UE-NATO. Il gruppo parlamentare dell'UE, Renew Europe, i liberali dell'UE, da Macron al Neus austriaco, all'FDP fino alla ministra degli esteri dell'UE, Kaya Kallas, stanno facendo pressione per questo. Per cui 12 paesi europei e l'Ucraina hanno creato il Gruppo Nord Ucraina. Il ministro della difesa ucraino, Rustem Umerov, ha affermato che il primo incontro della nuova alleanza ha già avuto luogo. Secondo il ministro, il gruppo Nord Ucraina includerà i seguenti paesi: Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito. Umerov ha sottolineato che la prossima riunione del gruppo si terrà in Ucraina. Allo stesso tempo, il capo del Dipartimento della Difesa ha osservato che nella riunione di debutto i leader hanno discusso i piani per il 2025, i bisogni urgenti dell'Ucraina, concentrandosi sulle minacce comuni e sull'equipaggiamento delle brigate da combattimento con attrezzature pesanti. Il gruppo è intenzionato a proseguire la guerra contro la Russia fino all'improbabile vittoria. Stranamente, almeno al momento in cui stiamo realizzando questo servizio, la Francia del guerrafondaio Macron non si è ancora giunta. Invece notiamo con favore che l'Italia non fa parte del gruppo. Confidiamo che continui a rimanerne fuori. Purtuttavia è possibile cogliere una sorta di dichiarazione di guerra alla Russia nelle parole del ministro degli esteri francese Jean Barrot, che in un'intervista alla BBC ha confermato che i missili francesi a lungo raggio potrebbero essere utilizzati contro il territorio russo. Il ministro chiede che non vi siano linee rosse nel sostegno all'Ucraina. Barrot non ha voluto confermare se i missili francesi fossero già stati utilizzati. Ha semplicemente detto: sosterremo l'Ucraina intensamente e per tutto il tempo necessario. E perché? Perché ne va della nostra sicurezza. Ogni volta che l'esercito russo avanza di 1 km², la minaccia si avvicina di 1 km² all'Europa. Ma Viktor Orban la pensa diversamente. Difatti il primo ministro ungherese ha fatto notare: quando i russi cambiano le regole per l'uso delle loro forze nucleari, quella che chiamano dottrina non è uno stratagemma di comunicazione, non è una trovata. Questi sono cambiamenti che avranno delle conseguenze. Il presidente russo ha rivolto un discorso televisivo ai cittadini in cui ha spiegato chiaramente la situazione e ha affermato che si considerano autorizzati a dichiarare come obiettivi militari i paesi che forniscono armi a lungo raggio all'Ucraina. Questo non è un trucco comunicativo. Bisogna stare attenti quando si ha a che fare con un paese come la Russia. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram dentro la notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete permetterci di continuare il nostro lavoro con una donazione singola o mensile. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in sovraimpressione. Per essere avvisati dell'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.